Il capo dello Stato è stato strettamente nelle prerogative che la Costituzione dà alla figura del capo dello Stato. Lui è non solo è il garante della Costituzione, ma è il garante del rispetto della stessa. Ed è nel suo potere quello di decidere se i ministri che gli vengono presentati, dovendo lui apporre la sua firma al decreto di nomina, siano ministri che rispettano evidentemente la linea di indirizzo politico costituzionale del paese. Lo stesso è già avvenuto almeno 4-5 volte. A maggior ragione è stato molto attento il presidente Mattarella a sottolineare che aveva offerto alle forze politiche la possibilità di nominare un qualsiasi altro esponente, penso per esempio si dice dell'onorevole Giorgetti, a ministro dell'economia. Dunque in realtà in questo c'è una fortissima strumentalizzazione del capo dello Stato, una fortissima strumentalizzazione soprattutto della Costituzione italiana. Qui si vuole coinvolgere le istituzioni della Repubblica, non si vuole formare un governo. Questo fa la differenza. Mattarella è andato oltre, ha fatto qualcosa di incostituzionale o ha fatto il suo mestiere da Presidente della Repubblica? Ha rispettato esattamente la Costituzione, che stabilisce come sua prerogativa la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo la nomina dei ministri, e perciò un atto che richiede un vaglio, una verifica, un intervento, una valutazione, un consenso o un dissenso del Presidente della Repubblica. Era in gioco anche una prerogativa del Presidente della Repubblica, che non può essere costretto, non scrive sotto dettatura. Di Maio ieri sera ha parlato, a parte il termine inglese forse improprio, di impeachment, cioè mettere in stato di accusa il Presidente, ma ha senso ai termini della Costituzione? Che cosa vuol dire? Ma è una espressione del tutto inappropriata, perché il Presidente della Repubblica non è soggetto alla fiducia del Parlamento, i suoi atti non possono essere sindacati dal Parlamento, può essere messo in stato di accusa solamente per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ma rischia di trasformare una crisi politica, che è una crisi naturale, starei per dire, nella evoluzione dei rapporti politici nell'ambito costituzionale, in una crisi istituzionale.